Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 34. Quando ad un certo punto vidi Sara immobile, sembrava una statua di marmo, impassibile, nessun segno di vita. Piccola, ci sei? Nulla, non risponde. Mi avvicinai vicino a lei e provai a toccarla. Era gelida ed era immobile. Provai a pizzicarla per vedere una sua reazione, ma nulla. Provai a pizzicarla più forte, ma nulla. Sara, ti prego, ritorna in te. La smetti di chiamarmi Sara? Lei adesso non c'è. Ora ci sono io. E che cazzo sei te? Esci dal corpo di mia figlia. Io sono il capo. Ovvero? Vuoi sapere troppo, caro mio. Mi dispiace. Ma anziché startene ogni giorno con il pensiero di tu sai cosa, prova a cercare risposte dove hai trovato le domande. Ed ecco l'ennesima frase che mi sento dire. Ma che cazzo vuol dire? Cerca le risposte dove hai trovato le domande. Per favore, esci dal corpo di mia figlia. Per fortuna questo capo se ne andò. Strano. Sara cadde a causa delle poche energie nel corpo. Papi, shh, riposati piccola, non ti preoccupare. Sicuro? Certamente. La misi sotto le coperte e insieme ad Est andammo in cucina a bere un bicchiere d'acqua. Ed eccola lì, Marta. E Sara dov'è? Beh, perché anziché chiederlo a me, non controlli di persona? Sai com'è? È tua figlia, dannazione. Vabbè, se devo sforzarmi pure per vedere dov'è, meglio se me ne sto qui. Che poi è pazza, si comporta in modo strano. Secondo me è malata di mente. La manderei in un manicomio, va. Esci da questa casa prima che mi parta la mano sulla tua faccia, cazzo! Dovrei avere paura? Per favore. Detto questo, prese e se ne andò fuori casa. Dio, quanto la odio questa donna. E sono già fin troppo buono che la faccio rimanere qui. Sta troia. Lei non deve permettersi di trattare così sua figlia. Sangue del suo sangue. Preparai la cena insieme ad Est e poi subito dopo scese Sara. Finimmo di mangiare e Sara se ne tornò in camera sua, mentre io e Est andammo in camera da letto. Teo, ma quindi cosa siamo noi due? Cioè? Beh, ti ricordi in cucina? Ah, sì, boh, non lo so. C'è una moglie, una figlia e non feci in tempo a finire la frase che